Andrea De Logu e Andrea Cedrola. Per Andrea. Cedrola. Allora, ho sbagliato l'accento, è Cedrola. Io chiedo scusa già a tutti per il fatto che sono costretta a tenermi il cappellino perché ho un microfono che potrebbe perforarmi il cervelletto. Allora, no, non dobbiamo arrivare a questo. Allora, la collina. Andrea De Logu, Andrea. Questa collina che cos'è? Come la spieghiamo? Questa collina è la storia ispirata alla mia vita, alla vita dei miei genitori e a 12 persone che abbiamo intervistato nell'arco di 3 anni e mezzo, che è stato tutto il lavoro che abbiamo fatto io e Andrea, e più tante confessioni trovate sulla mappaperduta.com, che è un sito di cui su cui ci siamo anche appoggiati ogni tanto, e carte processuali di tutta la storia dove io sono nata e cresciuta, di San Patrignano. Sono uscita all'età di 10 anni, i miei genitori si sono conosciuti lì dentro, sono nata io dal loro amore, e la voglia di raccontare questa storia è nata quando, con il secondo processo dell'omicidio Maranzano, quindi lo dico per chi magari non lo sa, è il processo dove la storia è di questo ragazzo che è stato trovato morto a centinaia di chilometri distante dalla comunità, avvolto in una coperta della comunità, con una siringa nel braccio che doveva essere un'overdose, ovviamente era finta. Dopo anni si è scoperto che questo ragazzo in realtà era morto dentro la comunità di San Patrignano, e da lì è partito questo processo. Io avevo pochi anni, avevo 12-13 anni quando è cominciato il processo, e vedendo e ascoltando tutto quello che stava venendo fuori dalla televisione, dai giornali, dai racconti poi delle persone che venivano a casa dei miei genitori, già avevo insomma saputo, ma non così nel dettaglio, sono rimasta molto toccata, perché io ho avuto un'infanzia meravigliosa. Cioè, io sono stata veramente una bambina molto felice, ma veramente tanto felice, che quando parlo anche con Andrea, ad esempio, cioè, le prime volte che... Molto più felice di me. Sì, è vero, cioè, per assurdo diceva, mamma mia, che infanzia vorrei averla avuta io. E mi sono resa conto che mentre io ero felice, gente stava malissimo, ma malissimo nel vero senso della parola, veniva comunque picchiata, ci sono stati molti suicidi, un omicidio, tante vessazioni, e quindi questa cosa mi ha veramente fatto male, mi ha toccata. E ho raccolto per anni tutte le informazioni che potevo raccogliere, finché ho incontrato poi Andrea Cedrola. Ecco, perché insomma la comunità di San Patrignano è un po' uno dei grandi simboli del recupero delle comunità per la tossicodipendenza, e anche, non so se per altro, molto importante in quegli anni, no, tanti anni fa, le grandi polemiche attorno a questa comunità. Allora, la storia di Ivan, di Barbara, della bambina Valentina, di questi ragazzi che si conoscono, certamente colpisce che questa storia letteraria sia un po' la tua storia, no, cara Andrea? No? Perché comunque è evidente che da un punto di vista esterno uno immagina che la collina, che la comunità, sia un luogo comunque di fatica, di difficoltà. Non possiamo adesso immaginare che sia Walt Disney vicino Parigi, no? Non esageriamo. E che quindi indubbiamente la tua affermazione di una infanzia felice ci sorprende, mi sorprende, no? E quanto mi allieta, è ovvio, no? Ma mi sorprende. È chiaro che questo romanzo, questo libro, e questa è la bellezza di questo libro, veramente mi permetto di sottolinearlo, riesce a tenere nello stesso identico quadro l'infelicità o la difficoltà della vita e improvvisamente la gioia, o meglio l'allegria della vita. È molto strano la commistione dei colori, no? È come se avessero fatto un quadro con materie molto diverse, acrilico e olio, non so come dire, no? Ecco, tutto questo lo chiedo anche a Cedrola, ad Andrea, e vi richiamo per cognome, sì. Chiamando tutti e due Andrea diventa un po' ridicolo, quindi vi devo chiamare per cognome, scusami. Benissimo. Andrea. Quando ti è arrivata questa, la conoscenza, l'amicizia, noi è la prima volta ci vediamo, quindi non so che tipo di rapporto voi abbiate, ma quando vi siete conosciuti, credo che ti abbia colpito, tu ti interessi anche molto di cinema, mi pare, sì, di aver capito. Quindi credo che ti abbia colpito, come si dice in gergo, la materia narrativa che poteva venire fuori da questa bella donna che è Andrea. Sì, anche se la telefonata, cioè tutto è avvenuto al telefono, quindi non avevo di fronte questa bella donna, ma la conoscevo. No, quello che mi ha colpito è che, come tanti di noi, io sapevo qualcosa su San Patrignano.
Io sono nato nell'81, quindi più o meno negli stessi anni in cui è nata Andrea, e conoscevo la storia di San Patrignano a grandi linee, cioè conoscevo la storia di un uomo eccezionale che un giorno sì e uno no era presente in televisione e raccontava di un miracolo che aveva compiuto, ed ero consapevole dell'altra faccia della medaglia, cioè quella di famiglie che raccontavano invece di percosse, di violenza e addirittura di torture. Tutto questo a grandi linee. Nel momento in cui Andrea mi telefona e mi dice che è la figlia dell'autista di Vincenzo Muccioli, ovviamente le chiedo di incontrarci, cioè lei mi chiede di incontrarci, io dico subito di sì. Quando mi ha raccontato in un'ora più o meno quella che era stata la sua esperienza, è riuscita a condensarla in un'ora senza riuscendo a non piangersi addosso mai, neanche per un minuto, io mi sono chiesto: ma siamo sicuri che questa storia non sia mai stata raccontata? Com'è possibile che in 30 anni nessuno abbia raccolto una testimonianza del genere? Come mai non è mai venuto fuori tutto quanto? Perché quello che io sapevo era un decimo di quello che in realtà è accaduto lì dentro. E tu cosa hai capito scrivendo questo libro insieme ad Andrea, di quello che è accaduto lì dentro in più? Io credo di aver capito che non esistono maghi, che non esistono sortileggi e che non esistono soluzioni facili a problemi difficili. Laddove io ho imparato ancora di più, ce l'avevo già come indole, essendo io diffidente, ho imparato ancora di più a diffidare delle soluzioni semplici proposte da persone che si presentano come figure capaci di fare un incantesimo che in un attimo elimini un problema. D'altra parte il vostro libro inizia con il personaggio che in qualche modo, Riccardo, è un po' il Muccioli della situazione, sì, il quale dice proprio appunto a una persona accanto: abbiamo un problema in macelleria. Vanno in macelleria, che già la macelleria è un luogo, in una grande comunità, immaginate, no? Deve essere un grande luogo, un luogo chiaramente gestito secondo un immaginario che è sconvolgente, insomma, di quarti di bue, non so di che quanto altro. Ebbene, lì c'è il ragazzo morto, il cadavere, no? Quindi inizia in un modo molto forte questo libro che è dedicato alla libertà. Insomma, la storia qui è molto interessante perché abbiamo un romanzo che vuole raccontare di un grande esperimento, sicuramente positivo per molte cose e tragico, radicalmente tragico, quasi shakespeariano. È come se tu solo attraverso una radicalità possa tu, essere umano, giocarti la possibilità di farcela o di non farcela. Questo è il problema, non è un luogo della falsità, leggendo il vostro libro, no? Non è la collina un luogo della bugia, però è shakespeariano. Cioè tu, Shakespeare diceva una cosa fantastica: davanti a due verità opposte, lui e lei, l'unico mezzo che fa parlare le due verità è la tragedia. Questo è un concetto chiaro. Poi c'è Andrea De Logu, che insomma lei è nata lì. Io rimarrei ad ascoltarti parlare della collina per altre due ore. Mi fai un podcast, me lo tengo, me lo porto a casa. No, però Andrea, tu sei nata lì, sì, bambina, tu sei Valentina, no? Valentina, sì, è il personaggio della bambina, Ivan è un po' tuo papà, adesso è una scorciatoia giornalistica, ma insomma quello è. Beh, dobbiamo proteggerci. Io credo che appunto nella mente dei nostri amici della Valle d'Aosta la tua bellezza spirituale, adesso non stavo parlando solo di estetica, no? La sua gioia, la sua pulizia, permettimi questi piccoli complimenti, è come se rimuovessero completamente qualcosa di tremendo che tu hai visto. Io non ti voglio portare a chissà che outing, però nel tuo romanzo ci sono questi outing. Ci sono, le catene si vedono, si sente il rumore delle catene, amica mia. Beh, o no? Allora, cercando di raccontare questa storia per 17 anni, perché poi dopo, come dicevo, ho incontrato Andrea,
È un lavoro che non ho mai fatto su me stessa personalmente, non mi sono mai chiesta tante cose perché avevo queste immagini, questo racconto, queste storie da tenere strette per poter poi un giorno riuscire, era il mio obiettivo, riuscire a portare, riuscire a compiere questo grande passo che volevo fare. Poteva riuscirmi a 25 anni, a 27, mi è riuscito a 32, ho 32 anni, mi è riuscito a 32, come poteva riuscirmi a 40? Una volta che questo libro, che all'inizio doveva essere un film, poi Fandango ci ha chiesto di farne prima un romanzo, una volta che questo romanzo finalmente è diventato questo, è diventato colore verde, azzurro, bianco e nero nelle pagine, ce l'avevo in mano finalmente dopo tanto tempo, ho cominciato a chiedere qualcosa a me stessa. E non lo dico, cioè, con nessuna tristezza e con nessun rammarico, perché è arrivato il momento, mi sono sentita pronta a 32 anni di andare in analisi, ed è una cosa stupenda, mi trovo benissimo, per me è veramente un nuovo mondo andare in analisi, e mi sto domandando tante cose, quanto male mi può aver fatto un'esperienza comunque straordinaria, perché è fuori dall'ordinario, mi ha dato tantissimo, perché io sono felice, sento comunque la bellezza di ordinarmi un caffè. Adoro fare la spesa al supermercato, ma lo adoro, cioè io sto ore dentro il supermercato scegliendo cosa poter mangiare la sera. Ma perché questo? Perché non potevo farlo, o per ovvie ragioni, in una comunità c'erano tantissime persone, quindi non potevi scegliere da mangiare, era quello e quello doveva essere. E ordinare un caffè non era possibile perché non c'era un bar, non c'erano i soldi. Io ho imparato, ho capito cosa fossero i soldi a 10 anni e mezzo, 10 anni quando sono uscita. E ho imparato a attraversare la strada veramente, quindi tutti i giorni, prima magari andavo dai nonni, guardavo a destra e a sinistra, e ad avere amici che non vivessero la mia vita, perché in una comunità vivi tutte le cose insieme. Io avevo amici che si ritrovavano sempre al campetto, sempre a pranzo, sempre a cena, e invece sapere che dovevo raggiungerli è stato un ricominciare da capo, come un gioco. Quindi c'è stato dolore, no, non è proprio dolore, non saprei che nome dare alle sensazioni che provavo quando ricominciavo. Ho sofferto molto perché ho smesso di sognare la comunità 2 anni fa, fino a quel momento ho sempre sognato di tornare su, ma sognato vero quando dormivo, non soltanto ad occhi aperti, io dormivo e sognavo di tornare su, ma a 16, 17, 18, 20 anni, 22, 24. Ed era un sogno ricorrente. Ho smesso soltanto quando sono ritornata 2 anni fa con Andrea, quando ho cercato di fargli vedere come fosse, perché se non la vedi non capisci. È una città particolare, molto, è più piccola del normale. È immaginati un appartamento in una scala un pochino più piccola, strade pulitissime, verde, è veramente, perché c'è tuttora, un'immagine indimenticabile. E lì ho esorcizzato tutto questo. All'uscita del libro ho esorcizzato la paura del chiedermi quanto dolore ho provato realmente. C'è stato del dolore, c'è stata molta angoscia, però gestita molto bene dai miei genitori. Ho avuto un rapporto con loro quasi d'amicizia. Mi hanno raccontato tutto, pur sentendo, io ero una bambina, quindi non nel dettaglio più macabro, cercando di stare sempre attenti a non scioccarmi, però ho raccontato tutto inerente alla realtà. Andrea, sta succedendo questo, papà ha fatto questa cassetta, papà adesso deve stare tot mesi qui, questa persona purtroppo è morta perché non ce la fa. Io sapevo tutto, ma non mi sono mai chiesta fino a che punto era arrivato. Adesso lo sto facendo e ringrazierò sempre i miei genitori, perché pur avendomi regalato un'infanzia pazzesca, hanno cercato anche in tutti i modi di evitarmi di fare degli errori, quelli che hanno fatto loro, che io non ho mai avuto la curiosità neanche di fumarmi una sigaretta, semplicemente perché so quanto può far male quello che potevo succedere. Non sono contro il fumo, attenzione, se avete voglia poi ci fumiamo. Se no non l'avrebbe anche scritto un me. Cioè, perché sì, lui fuma 2 pacchetti di sigarette al giorno. Vabbè, tu sei tipo Bukowski, è bellissimo. Saltiamo il discorso. E quindi loro hanno fatto questo grandissimo lavoro. E sono contenta così. Ma a proposito di psicologia, c'era un maestro, uno psicanalista, che diceva
noi siamo un po' degli alberi e che per crescere dobbiamo far cadere dei rami, o meglio, dobbiamo potare qualcosa di noi. Quindi crescere, accettare che il tempo ci aiuti a diventare quello che noi già siamo, esseri umani, vuol dire accettare che qualcosa non si sviluppi e resti o una nevrosi o semplicemente un sogno. Era Hillman che diceva questo. Chiedo alla persona, Andrea, ma poi al personaggio, quindi lo chiedo all'altro Andrea Cedrola, questa infanzia nella collina, secondo la persona, sei tu, che cos'è che, se ti va di rispondere, che veramente non sei riuscita a compiere? Che cos'è che della tua infanzia non si è sviluppato e che forse non si svilupperà mai e che quindi è un destino? Che cos'è che lede veramente l'allegria di una bambina che sta in una situazione straordinaria? Non imparare mai ad avere il proprio. È tutto veramente comune. Non c'era un qualcosa di mio, se non poi a un certo punto, non so se avete tutti letto il libro, quindi non vorrei dire cose, il cane, non dico neanche il nome, così almeno magari il sorriso non, la, sul nome non ve lo togliamo, finché non è arrivato il mio cane, e tuttora non sono in grado, non mi piace, non mi diverto, non sto bene, se non ho un gruppo di persone con cui condividere qualcosa, con cui fare qualcosa, con cui mangiare. Anche le più piccole cose. Non sono capace di fare le cose da sola. E tu che pensi, Andrea, di questo? Dell'incompiuto? Di questa incompiutezza che ci può essere per in un'infanzia sono... passata in una prigione di libertà, come la collina. Sì, infatti, leggendo il libro, qualcuno ha definito Ivan, Barbara e Valentina dei prigionieri speciali. Cioè persone che comunque erano rinchiuse ma avevano in un certo senso dei privilegi. Però per quanto riguarda l'incompiutezza, non dell'infanzia ma rispetto al libro, io ho un solo grande rimpianto, che però è insomma incolmabile, che è quello di non essere riusciti a parlare con Vincenzo Muccioli. Perché noi abbiamo parlato, noi Andrea innanzitutto ha raccontato, abbiamo parlato insieme con i suoi genitori, abbiamo parlato con gli altri ragazzi, però non essere riusciti a parlare con un uomo che, come ha detto qualcun altro, ha incarnato contemporaneamente, non in fasi diverse, proprio contemporaneamente, il bene e il male, lo ritengo un qualcosa che... è, già sono abbastanza ossessionato, insomma, ancora sono stato per anni e durante tutti questi anni e continuo a essere ossessionato da tutta questa storia, ma questa credo che sia un'ossessione da cui non mi libererò mai. Cioè sentire la voce di chi ha dato vita a qualcosa di incredibile, perché noi stiamo parlando di qualcosa di incredibile che a livello europeo, insomma, San Patrignano non ha eguali a livello europeo come struttura, come grandezza, come forma d'organizzazione e secondo loro anche come percentuali di recupero, anche se su questo c'è molto da discutere. Quindi aver forgiato il personaggio, quello che spesso è un personaggio importantissimo, sia forse più importante sia in un libro che in un film, che è il personaggio del cattivo, senza aver potuto ascoltare la voce del cattivo buono, resta un rimpianto. Certo, poi dovete immaginare che per la mia generazione, io nasco nella fine degli anni 50, la droga era un'altra cosa, no? Nell'immaginario, e c'era molta letteratura che parlava appunto dell'elemento della droga anche come un elemento di conquista, no? Sapete, tutte quelle cose che fanno parte di tutto un certo mondo, di un immaginario appunto che ha anche nutrito cose molto belle in letteratura, no? Pasto nudo e quanto altro. E quando io mi ricordo che lo vedevo in televisione, questo uomo perfettamente buono e perfettamente cattivo, che poi stranamente è diventato anche Gino Strada, perfettamente buono, perfettamente cattivo, no? Cioè queste figure da grande teatro, ma
che rispettiamo, non è che stiamo dicendo niente di strano, però mi ricordo perfettamente nella ricezione di io più giovane, che avevo l'età tua, diciamo, mi ricordo perfettamente che questo personaggio nella sua complessità era capace però di mettere il dito su un punto critico della nostra società, non tanto la tossicodipendenza, che è un punto critico sempre, anche di questa società, ma sul grande problema della convivenza, in cui si nasconde poi il vero e l'ipocrita, cioè che cosa significa vivere insieme. Mi ricordo perfettamente che questo uomo in televisione diceva: guardate, voi non vivete in un modo, voi normali, non vivete in un modo giusto. Questi ragazzi che recuperiamo vivono in un modo giusto, sebbene ci siano le catene. E mi ricordo che fu il primo, ti dico la mia testimonianza, così ti do una mano per le tue ossessioni, fu il primo in qualche modo a mettere in evidenza quella cosa che era l'antipolitica. Era tutto parte da lì. Cioè dal fatto che si potesse immaginare che esiste una realtà di un tipo, quella che noi vivevamo, noi normali, che però era una realtà falsa, una realtà sbagliata, una realtà di ipocrisia. Da quel momento iniziano tutte le forme di, non di Masaniello, ma di antipolitica. Ora è affascinante che questa cosa, che è il mio retaggio culturale, in questo libro non c'è. Non c'è? In questo libro c'è, ci può essere, Andrea 1, ci può essere, ma in questo libro, lo dico anche agli amici lettori, voi troverete delle cose molto vicine all'esperienza della poesia, che è sempre un'esperienza perturbante, sempre, vera, sempre, ma anche di una esilità. Cioè quello che stai leggendo, che ti piace, se ti colpisce, non è mai veramente crudo, è sempre importante per te, lo stai leggendo, e poi tu vai via e te ne ricordi molti giorni dopo, come se non ti avesse colpito la narrazione, ma quella strana atmosfera che nasce dal fatto che lei non è che c'è stata, lei non è la tossicodipendente che è stata, ringraziando Dio, recuperata. Lei c'è nata, è come E.T. Lei è nata lì, arriva da lì. Allora, mi sforzo, se mi permette, anche se ho parlato troppo e siete voi i nostri ospiti, di consigliarvi questo libro, perché in questo libro c'è una stranissima esperienza di lettura. Infatti l'avete scritto in un modo molto curioso, è una sceneggiatura ma molto sperimentale come sceneggiatura. Allora arriva una domanda per uscire da questa predica che sto facendo. La domanda poi in definitiva è questa, e così per aiutare i nostri lettori ancora a fare un passo avanti: ma la collina, come è stato citato nel risvolto un romanzo epico, no? La collina cosa aggiunge secondo voi al dibattito oggi politico sulla comunità che vogliamo costruire, la comunità oggi da costruire in una nazione come l'Italia, in termini sociologici, che significa fare una comunità nuova nel postmoderno? Urca, che responsabilità, spegnete i registratori, non voglio avere prove di quello che sto per dire. Ma noi quando abbiamo incominciato questo percorso ci siamo proprio detti: non vogliamo, ci imponiamo di non dare un giudizio, ci imponiamo di non fare una morale, ci imponiamo di non consigliare nulla. Abbiamo fatto di tutto per riuscire ad asciugare totalmente quella che era questa storia. Andrea ha fatto un lavoro straordinario nel raccontare totalmente di immagini, di emozioni, di musica, come dicevi tu prima. Non so se oltre a una storia così come quella che vediamo, senza ghirigori, senza cose in più, possiamo consigliare, dire o dare un'opinione diversa. Quello che penso io, una mia opinione personale, che quello che abbiamo fatto con questo libro è, ovviamente con tutta l'umiltà che ci può essere, comunque stiamo parlando del nostro lavoro, è dare in mano questa storia a una persona, che potete essere ognuno di voi, e ognuno di voi singolarmente leggendola ci può scrivere intorno, ci può raccontare intorno, ci può parlare intorno, amandolo o odiandolo, perché è un libro che può essere veramente letto in tanti modi. E quindi io non so come rispondere, non me la sento proprio. Rispetto all'oggi, sicuramente la domanda
secondo me, la domanda più importante da porsi quando si inizia a scrivere un libro o un film in costume. Cioè, perché anche se si inizia negli anni Ottanta, un film in costume non c'è bisogno di dei sottanoni del Settecento. È comunque in costume, nel senso che un libro comunque è una storia d'epoca, anche perché appartiene al secolo scorso. Quindi che cosa ci dice dell'oggi? Partire proprio dall'antipolitica, cioè lui è stato, diciamo, Riccardo Mannoni, ma anche Vincenzo Muccioli, a cui il personaggio è ispirato, è stato davvero, hai ragione, il primo professionista dell'antipolitica. Lui la prima domanda, la prima risposta che dava quando qualcuno obiettava qualcosa sui suoi metodi era: ma lei cosa ha fatto? Lei che ha una preparazione politica, lei che ci rappresenta in Parlamento, cosa ha fatto rispetto al problema di questi ragazzi con cui non sappiamo convivere? L'altro farfugliava e lui rispondeva: io ne ho salvati 2.000, 5.000, 7.000, lei? E lui diceva: zero, naturalmente, e vinceva. Come tutti i professionisti dell'antipolitica, c'è stato un momento in cui era in odore di politica. Cioè rischiava tra virgolette di essere coinvolto in un progetto politico ben preciso, che era quello di sfruttare una persona che era diventata con l'antipolitica così popolare da poter finalmente essere considerato un politico pulito. Lui giocava, Riccardo Mannoni, dico, il modo in cui è stato costruito il personaggio, poi chi vuol trovarci qualcosa in Vincenzo Muccioli ce lo troverà. Riccardo Mannoni giocava sulla sua pulizia, sulla sua limpidezza. Lui diceva e continuava a dire: io ho fatto tutto ciò senza nessuna volontà di guadagnare qualcosa rispetto a questi ragazzi. In fondo io non guadagno nulla, io anzi la mia vita era più tranquilla prima. Cioè lui pronunciava una serie di frasi che negli ultimi 20 anni abbiamo sentito essere pronunciate da tantissimi personaggi che inizialmente contrari alla politica si sono poi insediati nella politica stessa con la P maiuscola. E quindi io mi chiedo, io no, non mi chiedo, rispondo alla tua domanda in conclusione dopo aver tergiversato tanto, con quello che ho detto prima, cioè questo libro ci dice che è possibile una soluzione semplice? Quindi rispondo ad un'altra domanda, una soluzione semplice a un problema grave è possibile oppure no? Beh, io ti rispondo leggendo dal vostro libro. Notate un sistema quasi da Stabat Mater, che è una cosa medievale, no? Della doppia voce, la voce più malinconica, più struggente in corsivo, l'altra no. Appena si accorge di Riccardo, fa per alzarsi, ma le catene gli impediscono di muoversi. Solleva il capo, ha un occhio gonfio, una fasciatura sulla fronte, il sangue gli si è seccato da poco sul sopracciglio destro. Rivolge a Riccardo uno sguardo duro. Lui è troppo lontano, non se ne accorge e avanza a passo deciso con le scarpe che affondano nel fango. «Figlio mio, che ti hanno fatto?» dice la voce in corsivo. Riccardo tira su Sebastiano e gli prende la testa tra le mani. «Lasciami che mi fai male», dice la voce in corsivo. Dal sopracciglio ferito riprende a uscire sangue e ancora sangue. Riccardo si accorge che Sebastiano è completamente bagnato, veleno gli ha tirato addosso un secchio d'acqua ghiacciata quando Sebastiano ha avuto un incubo e allora ha iniziato a urlare, e lo dice la voce in corsivo: sta bruciando, brucia, brucia tutto. Abbiamo l'impressione che in quegli anni la comunità terapeutica abbia incendiato la società italiana, l'abbia bruciata, recuperava ragazzi, ma al tempo stesso inseriva nella politica una nuova impossibilità che sembra ancora oggi vitale. Allora, La collina è un romanzo epico, ma non è che è un romanzo politico, lo chiedo a voi.
Secondo me se non fosse anche un romanzo politico sarebbe un romanzo fallito. Un romanzo del genere che se si configurasse come un romanzo, diciamo come un romanzo di qualsiasi tipo, ma non un romanzo politico, sarebbe un romanzo fallito, perché proprio per il discorso fatto prima, cioè nel momento in cui tu parli di qualcosa che riguarda l'Italia, il paese, negli anni fino agli anni 70, fino a metà degli anni 90, e stai parlando soltanto di quel momento, soltanto di quel luogo, a quel punto non, secondo me non hai parlato di niente. E quando invece vai a ripercorrere qualcosa che ha a che fare con il nostro passato e che probabilmente, questo appunto naturalmente lo decide chi legge, riguarda anche il nostro presente, forse è scritto qualcosa di utile. Speriamo. Anche se è una parola molto molto impegnativa. E Andrea, tu? Che pensi? Penso esattamente in questo modo. Speriamo tantissimo che tutto questo non si debba mai ripetere, lo dico proprio con il cuore in mano. Però ci sono dei momenti in cui ricordare quello che è accaduto magari molti anni prima può aiutare, specialmente in questo momento di assoluto caos, può aiutare a mettere dei paletti, può aiutare a non sbagliare più, a sapere dove girare la testa, dove andare. Adesso ci sono molte... Stiamo cercando di dare questo libro anche a tanti politici, per assurdo. Non ci sono tante leggi sulle comunità, non ce ne sono quasi per niente. E sono lasciate veramente liberi di decidere come poter portare avanti il loro credo. E anche, poi non è questo il luogo adatto per parlare di come si stanno trattando le droghe leggere, le droghe pesanti, per carità di Dio. Però ci sono anche tanti pezzi di questo puzzle che, se non vengono messi alla luce, se non vengono visti bene, se non ci si allontana un attimo, si cerca di capire da dove è partito, da dove sta arrivando e dove andrà, probabilmente, insomma, si potrebbe, speriamo di no, potrebbe risuccedere. Ma abbiamo ancora tempo per risolvere questo problema, noi in Italia? Sì. Ci abbiamo questo tempo. Oddio, speriamo. È solo una speranza o realmente abbiamo tempo per poter sanare questo grande problema che è una ferita dentro una società? La vera corruzione di una società non è non pagare le tasse, ma il fatto che noi ci odiamo, il fatto che ci sia il media sociale. Il fatto che nessuno abbia più voglia di ammirare niente degli altri, il fatto che gli scrittori e gli intellettuali, che alla fine, diciamocela tutto, che anche un romanzo, dobbiamo sostenerlo sul tema della testimonianza quando è un romanzo politico. Anche Pierpaolo Pasolini, quando scrive Petrolio nel 1992 e ne è pubblicato Rimore nel 75, mette al centro se stesso per fare il più grande romanzo politico italiano. Ma anche Sciascia ha fatto questo, anche Parise con L'odore del sangue. Perché? Perché lo dico anche agli amici lettori, no? Voi venite dalla lettura del libro di Manzini, che è un libro, avete visto, un romanzo noir o giallo, ora non importa la distinzione, che però tocca un argomento non soltanto giornalistico come il femminicidio, ma un argomento spirituale. Qui non c'è soltanto la lotta fra i vecchi e i giovani, la rottamazione, i noi vecchi e i giovani. Qui c'è la lotta fra l'uomo e la donna, il maschio, la femmina, e quindi fra il padre e il figlio. E questo può essere anche altri tipi di lotte, di corruzione. Allora, i libri che arrivano qui all'EMO sono libri che dovrebbero aiutarci a fare la politica che vogliamo, e non è la destra, la sinistra, il centro, chi se ne frega, è la profondità del cuore per pensare. Se fosse vero quello che vado dicendo, qual è, in conclusione, l'ultima parola che vogliamo dare alla collina? Da offrire ai nostri amici prima di invitarli alla lettura. Prego. Tocca a te, Andrea. Andrea De Logo. Ultima parola come la prima. Sempre. Aspetta, Andrea. Qual è? È una storia d'amore. Basta, non so che altro dire. È la mia più grande storia d'amore. Ed è la mia più grande storia d'odio. Però si vede, lui è un pessimista puro e lei, scusami Andrea, lei è uno splendore. Ma lei perché non l'ho mai visto senza barba? Sennò... Abbiamo passato un anni di lavoro a telefonate su telefonate, ci siamo rimbalzati l'ansia un bel po' di volte. Ora c'ho il sorriso perché è finito tutto.
Noi vi ringraziamo e se siete qui con noi Andrea De Logo e Andrea Cedrola, La Collina, Fandango, insieme ad Antonio Manzini, gli scrittori di oggi. Abbiamo la possibilità di leggere, di acquistare, di avere una firma da voi e noi continuiamo con le nostre attività in un tempo leggermente in anticipo, ma meglio così. Buona serata. Grazie. Grazie.